una saracinesca che si abbassa e il rumore di un martello, momenti di vita quotidiana che in una città o in un paese sono all'ordine del giorno. Nulla di strano se il luogo di provenienza di quei rumori non fosse il centro di Mirandola, zona rossa dal 29 maggio causa terremoto e che ora cerca di riprendere vitalità grazie all'ordinanza firmata dal sindaco Maino Benatti che consente l'accesso in via Cavour, in via Silvio Pellico e via Montanari. È importantissimo, piano piano, giorno dopo giorno, noi potrebbe dire, disboschiamo il terremoto dal centro storico, riusciamo a trovare spazi perché le persone, le attività possano di nuovo rientrare nella sede naturale della loro vita e questo dà forza a tutti e dà motivazioni per continuare questo come dire, cammino per arrivare alla normalità. Così in alcuni negozi si cerca di ripristinare la situazione pre-terremoto. Stiamo cercando di mettere a posto le nostre attività, fare dei piccoli lavori per cominciare a lavorare. Cos'è stato per lei questo terremoto? Come l'ha vissuto? Abbiamo vissuto troppo brutto. Eravamo qui dentro che lavoravamo. Era un'ispirazione. Siamo usciti fuori, non sapevamo dove scappavamo perché crollavano i muri dappertutto. L'abbiamo visto uscire dal centro, si ritorna un po' alla vita normale? Con molta fatica si cerca di ritornare alla vita normale. Che lavoro fa lei? Sono un tappezziere, come vedete la mia casa com'è messa, il negozio è messo che è inagibile, ci sono delle crepe, i tempi sono lunghissimi, non ci sono ingegneri, quelli che ci sono oberati di lavoro e non riusciamo a... Altri invece hanno già riaperto. Ancora la gente non ha, cioè non sa che è aperta, hanno aperto la zona rossa solo a metà, solamente pedonale, però insomma cerchiamo di dare un servizio alla gente che col fatto che sono rimasti pochi negozi, cerchiamo di aiutarli un po'. Signora, si ritorna alla normalità? Si fa il possibile, però non è facile, non è facile. Cioè, alcune volte abbiamo paura ancora delle scosse, però tra un po' se ne stanno già andando via tutte, quindi... Stiamo un po' più tranquilli, anche se ieri sera ne è venuta una. Continua il lavoro della Protezione Civile e dei tecnici per dare risposta alle tante esigenze dei terremotati, prima fra tutti l'agibilità delle case. Ad oggi sono state oltre 21.465 le strutture controllate, 7.428 quelle dichiarate agibili. Del lavoro di tecnici ed esperti ne abbiamo parlato con l'assessore regionale alla Protezione Civile Paola Gazzolo. Stiamo completando le verifiche. Sulle abitazioni, in particolare sulle abitazioni civili e abbiamo completato quelle sugli edifici strategici, scuole e municipi e quindi nell'arco di pochi giorni ormai, credo, noi stimiamo al massimo non oltre 15 giorni per chiudere tutte le verifiche, anche quelle che dovranno rilevare puntualmente il danno subito dalle nostre abitazioni. Stiamo poi dimensionando anche tutta la parte importantissima del provvisorio, perché come potete capire, insomma, l'obiettivo è quello di far uscire dalle tende entro l'autunno, entro l'estate se possibile, ma sicuramente entro l'autunno e quindi entro le prossime piogge le persone. Quattro casette mobili destinate al percorso nascita sono state donate dallo Stato di Israele a Mirandola in attesa del ripristino dell'ospedale. Le strutture donate, alle quali si sono aggiunti ulteriori 50.000 euro, verranno utilizzate come isola nido per alcune neomamme ed i loro neonati che, dovendo rientrare nei campi dopo il parto, potrebbero beneficiare per un breve periodo di uno spazio nel quale ricevere il necessario sostegno ostetrico e neonatale in una situazione abitativa più confortevole rispetto alla tenda. Questa soluzione consentirà anche di favorire la gestione dell'allattamento al seno, la medicazione del moncone ombelicare, il bagnetto del neonato e tutte quelle attività che in una realtà come il campo possono divenire estremamente disagevoli. Per l'occasione, lunedì mattina era presente a Mirandola il vice premier e ministro degli esteri israeliano Avigdor Lieberman, che ha ideato l'iniziativa. Questa visita è un'espressione di solidarietà per via delle relazioni molto amichevoli che intratteniamo con gli italiani.
Abbiamo apprezzato la vostra amicizia e la vostra assistenza, e questo è il nostro sostegno alle popolazioni di queste piccole città che si trovano in una situazione molto complicata. È solo una piccola donazione per far fronte ai loro problemi. E speriamo di poter confermare la nostra assistenza anche per il futuro. Un partenariato di solidarietà per sostenere gli imprenditori in crisi e di conseguenza i loro dipendenti. A proporlo alcune associazioni bolognesi, tra cui Ale UGL, Rosso Fiore Endas, il Forum Claudio Morini e Confimpresa, il cui segretario generale Diego Giovinazzo spiega i dettagli dell'iniziativa. La situazione di difficoltà nella quale ci troviamo richiede sia ai datori di lavoro che ai lavoratori di arrivare ad una sintesi che porta a penalizzare meno possibile il mondo del lavoro. Bisogna fare qualcosa che dando ai lavoratori opportunità di lavorare anche se non con le stesse condizioni che avevano prima, dà anche alle aziende la possibilità di dare questo lavoro, perciò qualcosa che vede le aziende sollevate da impegni di pagamenti o di parziale sollevamento di impegni di pagamenti e lavoratori che pur non potendo lavorare la stessa quantità di lavoro che lavoravano prima si trovano a mantenere un posto di lavoro. Si chiama Con l'anima del clown, la nuova mostra allestita recentemente presso la storica Casa Moretti di Cesenatico. Nell'incantevole contesto di questa cittadina perla della Romagna è stata quindi occasione per ricordare il grande artista cesenate Ilario Fioravanti con una collezione di sculture, terrecotte e acquerelli tutte incentrate sul tema circense. L'iniziativa anche molto interessante, il ricordo di Ilario Fioravanti, è un'iniziativa in cui il Comune di Cesenatico crede tantissimo. Per noi il turismo non è solo ombrelloni e lettini, ma è anche cultura e soprattutto il sostegno di quelli che sono le nostre eccellenze. Quest'anno sono mancati due grandi maestri della nostra terra, Tonino Guerra e Ilario Fioravanti, e Cesenatico ha voluto rendere loro omaggio. A Tonino Guerra con l'inaugurazione della Cattedrale delle Foglie che tutti possono vedere nel Giardino al Mare e con Ilario Fioravanti le tende al mare e anche questa bellissima mostra dedicata ai clown, alle sue sculture che tutti potranno visitare fino a settembre. Padrino d'eccezione di questa giornata, il grande premio Nobel Dario Fo. Una bella mostra, una mostra dolce, gentile, piena di strizzate d'occhio e di ironia. Poi il clown stesso, il gioco e poi quella tristezza emessa dal clown, perché è giusto che dentro lo schignazzo e la faccia sbiancata, il naso finto, eccetera, dietro ci sia la coscienza grande di quella che è la vita. Ci racconta il suo rapporto con la Romagna, terra non solo di turismo ma anche di grandi artisti. Ma io ci sono venuto che ero un bambino, non sapevo neanche se chiamasse Romagna perché avevo 5 anni e allora non andavo nemmeno a scuola ancora, andavo all'asilo e arrivavo dal Lago Maggiore, quindi da un lago al mare. E per me che cos'era il mare? Era un grande lago, era come se uscissi da quella che era la costa del Lago Maggiore per arrivare qui. Certo, mi ha fatto impressione, ho capito come può essere grande e straordinario un lago molto più azzurro di quello che io conoscevo. Quando ho avuto la possibilità di ritornare al mare dopo la guerra, dopo i disastri e via dicendo, ci sono arrivato e non sono più uscito. Mi sono comprato una casa con Franca che sta però staccata dal mare. Ho imparato l'importanza di vivere anche la campagna di questa zona. E sono legato. Certe volte cerco di non arrivarci qua, ho impegni, ma non ho mai passato un anno senza venire almeno un mese qui sul mare. Un'ultimissima battuta, questo periodo così difficile, c'è un messaggio per i più giovani che lei si sente di dire? Ma che non c'entra niente col mare, né con la montagna, né col... Il messaggio è quello di non accettare la logica di chi ci comanda.
studiarla con attenzione, verificarla e accorgersi delle menzogne e delle ipocrisie. Chi si rende conto della menzogna si è già salvato a metà. Fabio Fazio, Giovanni Floris, poi ci sarà Luca e Paolo, Geppi Cucciari, Luciana Lidizzetto, in collegamento Maurizio Crozza e tanti altri. Sono questi solo alcuni dei nomi degli artisti che giovedì 5 luglio daranno vita allo spettacolo Rialziamo da terra il sole, durante il quale verranno raccolte offerte da destinare alla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto di maggio. Serata straordinaria, ci saranno questi personaggi, i beniamini del pubblico, diciamo, tra i più noti in Italia, tra presentatori, attori, comici, e questa serata è dedicata all'Emilia Romagna e a questo sisma, insomma, che ci ha fatto tribolare. Sarà una serata, come spero, piena di affetto, piena di gente, e ci sarà la possibilità di devolvere anche un contributo facoltativo per aiutare la ricostruzione. Lo spettacolo si terrà in Piazza Maggiore a Bologna. Ben 22 tra arresti e misure di custodia cautelare a Rimini nell'indagine dei carabinieri denominata Operazione Ceres, che ha sgominato e posto fine alle attività di una banda dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Un risultato a cui si è potuti arrivare dopo lunghi anni di indagini, il cui inizio risale al 2008. Specializzata in cocaina e hashish, la banda era composta principalmente da italiani, di cui alcuni molto giovani e di buona famiglia, nonché da alcuni bulgari e albanesi. Durante l'operazione, che ha visto impegnati oltre 100 carabinieri, sono stati rinvenuti oltre 2.600 grammi di hashish e ben mezzo chilo di cocaina. Rimini quindi come vero e proprio centro nevralgico delle attività di spaccio di questa banda, che operava non solo in tutta la regione ma anche in diverse città del nord Italia. Spacciatori professionisti molto giovani, che nella stragrande maggioranza dei casi vendevano la droga ai loro stessi coetanei, con il punto di ritrovo in un noto bar della periferia della città. Sembra inoltre che alcuni degli spacciatori fossero amanti e praticanti di sport da combattimento, le cui arti venivano talvolta utilizzate per minacciare i cosiddetti insolventi, con l'aggiunta quindi del reato di estorsione. Afa e temperature bollenti al centro e al sud, piogge e temporali estivi su Piemonte, Lombardia, Liguria e Veneto. L'Italia è spaccata in due a causa di Caronte, l'anticiclone africano che ha le sue radici nell'entroterra sarayano. Oggi allarme rosso in alcune città. A Bologna, Ferrara, Roma, Firenze, Napoli e Pescara le temperature arriveranno a toccare quota 40 gradi. Particolarmente difficile la situazione nelle zone dell'Emilia colpite dal terremoto. Spesso nelle tende l'aria è irrespirabile. Continua a crescere a maggio la disoccupazione giovanile. Secondo i dati dell'Istat, il tasso dei ragazzi tra i 15 e i 24 anni senza lavoro tocca un nuovo record, salendo al 36,2%, più 0,9% rispetto a un mese fa, il dato peggiore di sempre. Nel suo complesso, il tasso di disoccupazione a maggio si attesta al 10,1%, in leggero calo, un decimo di punto rispetto ad aprile. Si tratta della prima diminuzione, anche se lieve, da febbraio del 2011, mentre la percentuale dei senza lavoro sale di 1,9 punti su base annua. Ennesima domenica di sangue per i cristiani dell'Africa dopo la comunità nigeriana e quella del Kenya essere sotto attacco. 17 i morti, una cinquantina i feriti. Il bilancio del lancio simultaneo di due granate contro due chiese di Garissa nel nord-est del paese, presi di mira i fedeli che partecipavano alla messa. Soltanto un ordigno esploso, mentre dal comando sparati anche colpi d'arma da fuoco. Impotenti i poliziotti schierati a difesa degli edifici religiosi che sono stati disarmati. Un atto orribile e preoccupante, la condanna del Vaticano. Per noi delusione e lacrime per un sogno europeo svanito sul traguardo. In Spagna solo gioia ed esaltazione. Troppo forti le furie rosse che ieri nella finalissima di Kiev hanno steso gli azzurri con un sonoro 4-0. La stampa iberica celebra con toni trionfali la conquista di un leggendario triplete. Il giorno dopo la batosta il calcio italiano stila comunque un bilancio positivo e guarda al futuro. Al Mondiale 2014 al centro del progetto resta il CT Prandelli. Stasera Buffon e compagni saranno ricevuti al Quirinale dal loro primo tifoso, il presidente napolitano.